solida a trascorrere le giornate nel suo laboratorio, più interessata
società inglese, mentre si allena per l'attesissima gara che inaugurerà la nuova pista ai Winter Gardens di Blackpool. Allegra ha un solo pensiero in mente: vincere. Così, quando il cadavere del marito viene ritrovato su una spiaggia della città, la sua vita viene completamente stravolta. Thomas è stato assassinato. È ciò che l'investigatore incaricato delle indagini, l'affascinante Desmond Patrickson, vuole scoprire a ogni costo, al punto da diventare il nuovo partner di ballo di Allegra. E un valzer dopo l'altro, l'attrazione fra i due cresce in una maniera inarrestabile. Kevin St. James, conte di Thorne, è un impenitente seduttore delle Highlands che usa il proprio fascino minaccioso per ottenere tutto ciò che vuole, comprese le mogli degli altri. L'occasione per abbandonare la sua vita dissoluta gliela offre la splendida giovane che ha ereditato Erradale, la tenuta che lui ha sempre agognato. Lei ha lasciato il selvaggio West portando con sé in Scozia terribili segreti e adesso ha urgente bisogno di un protettore. Kevin decide così di cogliere l'occasione e le propone un'unione vantaggiosa per entrambi. L'iniziale ostilità della ragazza ben presto lascia posto a una passione travolgente, ma Kevin non sa ancora quanto siano pericolosi i segreti della sua sposa. Sin dal suo rientro dal Medio Oriente, dove si trovava in missione come riservista dei Marines, Matt Bryson ha sofferto di disturbo post-traumatico da stress. Fortunatamente riesce a riavere il suo posto alla stazione di polizia di Manning Grove, dove lavorano anche i suoi fratelli, Max e Mark. La dottoressa Carly Stevens lavora sodo come ginecologa all'ospedale della cittadina, cercando di ripagare i debiti contratti per studiare medicina, di aiutare economicamente gli anziani genitori e di mettere da parte i soldi per adottare un bambino. Nonostante sia sterile, non vuole rinunciare al sogno di avere un figlio tutto suo. Fin da subito attratto dalla dottoressa dittatrice, Matt capisce che Carly è in grado di metterlo in ginocchio, sia emotivamente che fisicamente. Quando entrambi cominciano ad affrontare i rispettivi passati e a contemplare un possibile futuro insieme, quello che era nato come un rapporto di puro e semplice sesso si trasforma in qualcosa di molto più complicato, soprattutto dal momento che Matt non vuole avere figli. Matt e Carly intraprendono un viaggio di passione e sentimenti che potrebbe unirli per sempre o distruggerli. Ci viene detto che Dio punirà i malvagi e che i peccatori raccoglieranno ciò che hanno seminato. Ci viene detto di flagellare le nostre anime con la preghiera e la sofferenza per tornare a essere di nuovo puliti. Ebbene, eccomi qui, malvagio e peccatore, e con una voglia disperata di tornare a essere pulito, anche se è così bello essere sporchi. Nemmeno io, però, mi sarei mai aspettato ciò che è venuto dopo. Non avrei mai immaginato che la mia punizione arrivasse così presto. Una festa, una finta identità, un piccolo inganno. Il sogno di Tessa Turani è fare carriera nel mondo degli affari e trovare finalmente una sponsorizzazione per un ente di beneficenza a lei caro. Ma nonostante la sua determinazione e la sua grinta, per ora è solo una semplice assistente personale della Conscience Connect, l'azienda fondata dalla sua vecchia amica del college, Kendra. Quando Kendra fugge dalla città per ritrovare se stessa in qualche paradiso di lusso, Tess non può lasciarsi sfuggire l'occasione. Si finge una mediatrice esperta della Conscience Connect e si buca un party esclusivo organizzato dall'illustre famiglia Sebastian per trascorrere almeno una notte della sua vita tra l'alta società della città.
Sebastian, erede dell'impero e scapolo più ambito di New York, proprio l'uomo che adesso devi convincere per ottenere il finanziamento per la fondazione di beneficenza per cui ha messo in gioco la sua intera carriera, la sua vita e il suo futuro. Tutti sanno stessi e agli amici che li circondano.
stata io a combinare questo casino. Adesso ho 12 giorni per dimostrare la mia innocenza. Nessun problema. Se non fosse per un piccolo dettaglio, i due sensuali demoni decisi a darmi una mano a scagionarmi. Lord Zebulon riesce a farmi venire voglia di buttarmi in ginocchio con una sola occhiata e Zane di recente mi ha spezzato il cuore. È una combinazione perfetta, un'unione benedetta probabilmente dal diavolo stesso. Dunque ho 12 giorni per non innamorarmi, per restare fuori dal letto di Zane e Lord Zebulon. 12 giorni per scoprire chi mi ha incastrata per omicidio. Accidenti, a volte essere una succubo è un vero schifo. Guida di Jasper Annie Clary per salvarti la vita quando, a 35 anni, ti ritrovi pubblicamente umiliata, disoccupata e inabile al lavoro, per non dire di nuovo single. 1. Scappa. Sul serio, non c'è vergogna a scomparire. Vai in quella villetta rustica che ti ha lasciato tua zia. Fai attenzione alla colonia di pipistrelli e al tetto che perde. Oh, e al vicino dal torace possente e con le spalle larghissime. Fai attenzione soprattutto a lui. 2. Smetti di commiserarti e tieniti occupata. Non importa se non sai cucinare o aggiustare le cose in casa, fallo comunque. Rispolvera la tua ospitalità del sud e fai mangiare la torta di noci vegan a quel vicino corpulento e barbuto. 3. Incontra persone nuove. Chiacchiera con quell'omone scontroso. Fingi di essere la sua ragazza quando sua madre vi mette alle strette. Accetta di andare come sua compagna a una grande festa di famiglia. Non preoccuparti, è solo temporaneo. 4. Piangi. Esserti rovinata la vita ti dà diritto a bere vino, ad ascoltare musica cupa e triste e a singhiozzare senza sosta. 5. Supera tutto mettendoti sotto qualcuno. Affidati al tuo finto fidanzato per ottenere qualcosa di concreto tra le lenzuola. 6. Volta pagina. La sparizione, la villetta, il finto fidanzato. Niente di tutto ciò può durare per sempre. Guida di Linden Santillan per sopravvivere all'invasione della diabolica organizzatrice di campagne elettorali che si è trasferita nella casa accanto. 1. Non farti coinvolgere. Non ci sono buone ragioni per tagliarle la legna, trasportarle le scatole o raccoglierle le mele. 2. Non accettare regali, soprattutto fatti in casa. Scollega il campanello, lancia il telefono da un ponte, nasconditi nel seminterrato se necessario, ma non mangiare la sua torta. 3. Non presentarla ai tuoi amici e familiari, la preferiranno a te e non ti permetteranno di dimenticarlo. 4. Non intervenire quando sta piangendo nel portico sul retro, ignora ogni desiderio di aggiustare il mondo per lei, non devi, per nessun motivo, prenderla tra le braccia e memorizzare le sue dolci curve. 5. Non portartela a letto, anche se solo per toglierti lo sfizio. 6. Non innamorarti in nessun caso di lei. Rientrato a casa per cercare il padre scomparso, un operatore Delta Force si ritrova a difendere da un assassino il suo primo amore, che nasconde un segreto che potrebbe distruggere entrambi. Quando il padre sparisce nella Crazy Mountains, i fratelli McKinnon, tutti militari, rientrano a casa in montagna per trovarlo. Angus McKinnon, il primogenito, è pronto a lasciare il corpo d'élite Delta Force e a prendere le redini del ranch di famiglia. L'ultima persona che si aspetta di incontrare è la donna che gli ha spezzato il cuore.
cose si stanno finalmente mettendo a posto. Neonati che non dormono di notte. Fatto. Le voglie della gravidanza. Abbiamo anche quelle. Nuovi inizi. Fatto. Un nuovo capitolo nelle nostre vite. Fatto pure questo. E ci sono persone che se ne andranno. Come scusa. Se questa è l'ultima occasione che abbiamo per stare insieme, è ora di festeggiare. Dragon. Sin da quando avevo posato gli occhi su Liam per la prima volta, avevo capito che era proprio ciò che desideravo, non per tutta la vita, solo per una notte, ma per quanto fossi certa che una notte insieme sarebbe bastata a scombussolare l'esistenza entrambi, lui era altrettanto certo che io e lui fossimo una pessima idea, finché non ebbe bisogno. Una settimana, una relazione finta e in più un'offerta che non potevo rifiutare. I nomignoli, fasulli, i dettagli della nostra travolgente storia d'amore, inventati di sana pianta, il modo in cui mi baciava, quello sembrava fin troppo reale. Quella messa in scena con Liam era fin troppo facile. Solo due compiti, convincere tutti quanti che eravamo innamorati e convincere me stessa che non lo eravamo, ma non era così semplice, lui mi faceva dimenticare con troppa facilità che in pratica mi pagava per fargli da fidanzata, mi faceva dimenticare con troppa facilità che non c'era niente di vero, era una settimana, ma era il mio cuore quello sull'orlo del precipizio. Segreto così grande che teme possa distruggere tutto ciò che le è caro. Nemmeno la sua amata musica può salvarla. Liu ha combattuto per i pregiudizi per tutta la vita, ma si è sempre sentito al sicuro e protetto dall'intenso amore della famiglia Barnes. Se solo l'oggetto del suo desiderio fosse libero di essere suo, andrebbe tutto bene. Rischierà tutto per stare con la persona che ama. Della società li terranno separati. Come due magneti, Claire e Cooper non hanno mai smesso di respingersi per poi attrarsi con la stessa forza. Claire Kelly lavora alla McBain Security and Solutions, agenzia di sicurezza privata. È molto brava e grazie ai suoi mille talenti è capace di affrontare ogni incarico, purché non coinvolga il suo collega. Sebbene i due insieme siano un buon team, lui si trasferisce in Europa per 6 lunghi anni, spaventato dai propri sentimenti per la ragazza. Al suo rientro, l'uomo è deciso a non ignorare più l'innegabile chimica che c'è tra di loro. Cooper e Claire si ritrovano a lavorare fianco a fianco in una missione sotto copertura. Devono stanare i responsabili di una rete di prostituzione le giovani studentesse di un liceo californiano. Più si avvicina la verità e aumentano i rischi, più la distanza tra Cooper e Claire diminuisce. Per risolvere questo caso metteranno in gioco le loro stesse vite, ma i loro cuori riusciranno a sopravvivere. Un miliardario, una vigile del fuoco, una notte, nessun vincolo fino a Natale. Max. Allumei continua a mettere alla prova tutti i miei limiti, imponendomi regole che muoio dalla voglia di infrangere. È tentazione pura e io non riesco a resisterle. È una donna assolutamente fuori dal comune. Forte e grintosa, lavora come pompiere hotshot. Ma per quanto possa provarci, le fiamme che ardono tra di noi non riuscirà mai a spegnerle. Un solo assaggio. E ormai è mia. Arlo, un matrimonio, un'avventura di una notte e nessun lieto fine. Ecco come è cominciata tra me e Max Jenning. Però un cliché tira l'altro e il destino ci concede una seconda possibilità. Un anno dopo mi preparo a passare il Natale da sola, quando nella mia vita riappare Max.
nostre vite sono su due universi lontani anni luce. Lui è un investitore miliardario. Io sono un pompiere hotshot. Sembra impossibile riuscire a venirsi incontro. Dopo la notte più focosa della mia vita, pensavo non l'avrei più rivisto. Oh, ma quanto mi sbagliavo! Quando le nostre strade si incrociano di nuovo, siamo pronti a infrangere qualunque regola e le fiamme della passione rischiano di bruciarci. Ruth era una spina nel fianco quando viveva sotto il mio stesso tetto al ranch ed è ancora peggio adesso che sta aiutando la fidanzata del mio fratello gemello a organizzare il loro matrimonio. Non è un segreto il fatto che non ci sopportiamo e per le prossime 2 settimane, se non starò sbrigando qualche commissione con mio fratello, dovrò trascinare l'ostinato, testardo e fin troppo rumoroso culo di Ruth per tutta la città, visto che la sua auto è morta proprio sul ciglio della strada. Non che apprezzi il mio sacrificio, ovviamente. No, lei discute, mette in discussione, rimbecca. Un uomo può essere provocato solo fino a un certo punto, prima che si spezzi. Un fatto su cui tra l'altro ho preso a fantasticare ogni singola notte dal giorno in cui io e mio fratello siamo arrivati al ranch, sta per scoprire in prima persona. Per il marchese si è trattato di amore a prima vista, ma per Lady Maria Rutland ha messo in chiaro ciò che vuole. Ha incontrato un uomo gentile, tranquillo e senza pretese, che si adatta perfettamente al suo carattere. Desidera né soldi né potere, ma solo una vita semplice. L'unico problema, anche il marchese di Westford ha ben chiaro ciò che vuole e si dà il caso che l'uomo abbia già in mente la sua sposa ideale, Maria. Per quanto lui sia bellissimo, il marchese è però tutto ciò che lei proprio non desidera. Ma come farà Maria a fargli presente che lui non rientra nei suoi piani, visto che ogni volta che se lo trova di fronte l'uomo le toglie il fiato? Ecco a voi un preludio ai 12 duchi di Natale. Ecco come tutto è cominciato, il primissimo amore festivo sbocciato a Natale. Inghilterra, fra la regista Estelle Blair e l'avvocato di Marlowe Castle, Aaron Thompson. Bentornati a Manning Grove. Un altro giro nella pittoresca cittadina nel nord della Pennsylvania, dove i fratelli Bryson stanno per celebrare le feste. In questo capitolo speciale natalizio della serie Fratelli in divisa. Il diamante. La morte mi cammina a fianco, ma non può tenermi testa. Sono intrappolata in un mondo pieno di mostri vestiti da esseri umani. E quei uomini non sono ciò che sembrano. Sempre. Non riconosco più la persona che sono diventata e sto lottando per tornare dalla bestia che mi dava la caccia di notte. Mi chiamano un diamante, quando in realtà hanno solo creato un angelo della morte. Il cacciatore. Sono nato predatore. Ho l'efferatezza radicata nelle ossa. Quando ciò che è mio mi viene rubato nel cuore della notte, custodito in una fortezza, io mi rendo conto di non poter più tenere a freno la bestia. Il sangue tingerà il terreno mentre farò a pezzi questo mondo per ritrovarla e riportarla nel posto che le spetta. Nessuno sfuggirà alla mia ira, specialmente coloro che mi hanno tradito. Londra, 1818. Da buon giocatore, Finn Ransom è un esperto sposarlo. Tabitha Seaton, infatti, preferisce i libri ai balli. Il suo più ardente desiderio è entrare nella prestigiosa Sterling
Humming Society. Certo, se avessi un marito sarebbe più facile essere ammessa. E così la più improbabile delle coppie convola a giuste nozze, di convenienza. Ma quando tra un affascinante canaglia e un'intellettuale emancipata le scintille dell'attrazione deflagrano in passione ardente, tutto può accadere. Galles, 1294. Eleonor de Vray non è certo palpitante di gioia come dovrebbe esserlo una promessa sposa quando arriva alla fortezza gallese, imponente e austera, del futuro marito. E la aperta disapprovazione di Run Ab Owain non fa nulla per metterla a suo agio. Sola, in una terra ostile e selvaggia, attorniata da sudditi che la temono in quanto signora del castello, ma non la amano, la giovane raccoglie tutta la sua dignità, di cui è capace, e guarda avanti. L'unione con Run serve a suggellare la pace tra le loro famiglie, niente di più. Però il cuore di Eleonor si ribella. È una sciocca sperare nell'affetto di questo nobile volitivo dallo sguardo intenso e appassionato. Hollowgrove non è mai stata una città pericolosa, bizzarra ed eccentrica forse, ma non pericolosa. Fino ad ora. Una nuova magia minaccia la nostra comunità paranormale e si concede il dominio. Qualcosa si risveglia nella notte ed è un vero e proprio fetente. Non sto scherzando. Ora sono una Merlino e il mio piano è semplice: entrare, proteggere la mia famiglia e i miei amici e sconfiggere questo nuovo male. Ma non è mai così semplice. Un piccolo passo falso potrebbe condurre al disastro. Ben presto mi ritrovo immersa fino al collo in un enorme puzzolente mucchio di merda che continua a salire. Ma l'ultima cosa che mi aspettavo era che l'uomo di cui mi stavo innamorando mettesse tutto a repentaglio. La strana morte di Madame Fontaine è ambientato nell'alta società della colonia, tra corse di cavalli, balli, pranzi e tutto quel corollario di lusso e spreco che caratterizzava la vita dei pochi privilegiati della comunità internazionale. Eugénie Fontaine è la vera protagonista dell'episodio, vittima di un feroce omicidio che sconvolgerà la comunità di espatriati che ruota tra Pechino e Tianjin. Moglie di un mercante d'arte, figlio di un ricchissimo magnate delle ferrovie, Eugénie diventerà per Luigi Bianchi un enigma da dipanare, ricostruendone la vita, i molti amanti e il carattere ribelle e determinato. Eugénie, come un fantasma, l'accompagnerà per tutta l'indagine, svelandogli i lati più torbidi di una società che ostenta lussi e ricchezze, ma nasconde dentro di sé il vuoto. Un abito, due donne e una deliziosa storia sui sogni e sull'amore. Quando Meg Juilliard torna a Chicago per amministrare un edificio del defunto padre, è convinta che i suoi sogni nel mondo della moda siano finiti. Ma l'improbabile amicizia con Ellie, un affascinante tuttofare davanti al quale si imbarazza di continuo, e un bellissimo vestito vintage che le si adatta magicamente, saranno fonte di ispirazione per un inaspettato lieto fine. La storia di Julian e Josephine e di un amore che dura una vita. Julian ha già deluso Josephine una volta, per questo ora è determinato a fare qualunque cosa pur di salvare la donna che ama. La loro è una storia d'amore come nessun'altra, in cui i due amanti sembrano condannati a intraprendere un'avventura incredibile attraverso il tempo e lo spazio. Vivono nella bellezza e nell'estasi dell'amore, pur affrontando innumerevoli pericoli e nemici mortali. Ma ogni volta che ingannano la morte, Julian e Josephine si avvicinano sempre di più a un sacrificio impensabile e all'ostacolo più difficile: il destino. Si credeva un mostro, invece avrebbe imparato ad amare. La sua fama lo precede, lo chiamano il pulitore.
Kostya Kostantinovich non ha mai condotto una vita normale nemmeno quando era bambino. Gira sempre armato di coltello e pistola ed è l'ombra del boss di Houston.
Lasciatemi